risultato della votazione. Sesto scrutinio. Presenti e votanti 997. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 504. Hanno ottenuto voti. Napolitano 738. In questi tre giorni si è capito che le divisioni del Partito Democratico sono un danno per il PD e per il Paese. L'unità del PD e la determinazione del PD a trovare soluzioni è fondamentale per far sì che si riescano a trovare soluzioni per il Paese. Quindi sulle nostre spalle c'è una grande responsabilità, dobbiamo capire i disastri accaduti in questi giorni, i franchi tiratori, le divisioni, tutto quello che è successo. E oggi capire che invece con la soluzione eccellente e con il risultato elettorale eccellente attorno a Giorgio Napolitano, il PD ha dato un contributo fondamentale per la soluzione dei problemi. Adesso non bisogna perdere un minuto, c'è bisogno di far nascere un governo rapidamente che dia risposte ai problemi economico-sociali e soprattutto in Parlamento c'è bisogno di fare quelle grandi riforme costituzionali che sono necessarie, dalla riduzione del numero dei parlamentari al Senato delle Regioni, l'abolizione delle province, tutte scelte che non sono più rimandabili. E poi dentro il PD c'è bisogno di fare chiarezza. Sarà un governo di larga intesa? Noi ci affidiamo al Presidente della Repubblica, oggi eletto, forte. Sappiamo che troverà le scelte giuste, sappiamo anche che ci sarà bisogno di scelte originali, perché il nostro Paese ha bisogno di un governo, ma non possiamo dimenticarci tutto quello che è accaduto in questi giorni, le difficoltà, quindi il tema della modalità con cui troveremo le forme, i modi di dare un governo al Paese è un tema che verrà affrontato da oggi in poi. Oggi la nostra democrazia è più forte perché il Parlamento è riuscito a eleggere un Presidente della Repubblica con i tre quarti dei suoi grandi elettori. È una scelta che dà forza e dà motore per trovare quelle soluzioni che diano al Paese un governo che l'Italia, di cui l'Italia oggi ha un grandissimo bisogno. Forza Nuova non è fa parte del Movimento 5 Stelle, è una forza che non accettiamo nello spirito, negli ideali e nei modi. Roberto, però il rischio che se uno parla di colpo di Stato, poi non la massa e la gente, ma il folle c'è sempre, l'esagitato ci può essere sempre, ci possono essere anche dei movimenti che magari cavalcano un certo tipo di clima. Questo come si evita?
si evita, certo, perché ci sono tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle qui fuori, si evita spiegando alle persone, parlando, condividendo, essendo una comunità che deve comprendere che a norma di legge ci sono i partiti che sono autoreferenziali, occupano le istituzioni a discapito della collettività. Questo è un dato di fatto. Continuano a prendere rimborsi elettorali, generando denaro pubblico anche se c'è stato un referendum, e soprattutto PD e PDL oggi hanno tradito il mandato dei loro elettori, perché io non penso che un elettore del PD voleva un governo col PDL e quelli del PDL volevano un governo col PD, per tante ragioni. E quindi io oggi credo che i più scontenti in assoluto anche in questo paese siano gli elettori del Partito Democratico e del Partito delle Libertà. Una cosa incredibile, e non l'abbiamo avuto, e questo mi sfido tutti a dirmela, una risposta plausibile sul perché no Rodotà. Perché no Rodotà, uomo della sinistra indipendente, uomo dei beni comuni, dell'acqua pubblica, della scrittura del referendum che tanti italiani hanno votato e hanno portato alla vittoria, li hanno costruiti in anni. Come facciamo? Com'è possibile che queste persone non l'hanno votato? Com'è possibile? Però adesso che è stato eletto Napolitano, non pensa che sia responsabile accettare questa votazione, visto che è avvenuta in una maniera democratica, allora, e placare un po' questa protesta? Chi ha mai detto che Napolitano non è accettato? Nessuno ha mai detto niente contro Napolitano sul fatto che Napolitano non è stato accettato. Dico che Napolitano ha fatto un secondo mandato, che chiaramente è una cosa eccezionale nella Repubblica, perché la Costituzione nostra ci dice che è possibile un secondo mandato, però ci dice anche che un Presidente della Repubblica dura 7 anni, e se dura 7 anni ci sarà un motivo per cui non dura 4, non dura 5, perché 7 anni probabilmente sono abbastanza, e come... No, infatti, però io credo che sia meglio che un Presidente della Repubblica faccia un solo mandato, ma questa è un'opinione personale, la Costituzione assolutamente non lo vieta. Adesso noi abbiamo di nuovo Napolitano, quindi secondo me che ci sarà poi chiaramente Napolitano, l'accordo è per fare un governo politico dell'inciucio dei partiti. È un'elezione importante secondo loro. Per noi l'elezione importante è quella che viene, è quello che viene dalle piazze, non è quella che viene dagli inciuci dentro quelle stanze lì. La cosa allucinante che oggi, a cui oggi abbiamo assistito, è che mentre fuori la gente gridava Rodotà, dentro non accettavano questa richiesta e andavano avanti, non avendo mai spiegato perché non andava bene quella scelta, semplicemente perché non gli stava bene, punto. Malgrado i loro, perché c'erano anche le sedi del PD occupate con scritto Rodotà presidente, e non erano i 5 Stelle, non erano i grillini. Rodotà non è un uomo dei grillini, Rodotà non è un uomo dei 5 Stelle, Rodotà è un uomo del PD. Rodotà è un uomo del PD, Rodotà a febbraio 2013 era segnato come l'uomo del cambiamento, era stato portato a un comizio, in un'assemblea del PD come l'uomo del cambiamento, del futuro, dal PD, non da noi. Ma qualcuno ve l'ha detto? Quindi capite, non ce l'hanno detto, e lo devono dire a loro, non a noi, lo devono dire a loro. E questa è la cosa importante. Oggi è successa una cosa allucinante. La prima volta nella storia della Repubblica Italiana che un presidente viene eletto per la seconda volta. Non so se vi rendete conto. Un presidente che è stato deciso tutto stamattina. A un certo punto si è verificato questo via vai verso Napolitano, a parte di Bersani, Berlusconi, Monti. Qualcuno ha chiesto, ma vi ha chiamato? Ma perché avrebbe dovuto chiamarci? Perché un presidente in carica, e questa è la cosa grave, e questa è la cosa che dobbiamo denunciare con forza, perché un presidente in carica, la più alta carica dello Stato, è entrato prepotentemente nella scena di un'elezione libera di un presidente, del nuovo Presidente della Repubblica. Questa è la cosa che non doveva succedere. Questa sì, è un'intromissione, perché gli è stato chiesto di dare la propria disponibilità e avrebbe dovuto dire no, come ha sempre detto. Invece nel momento in cui ha dato la propria disponibilità ha messo tutti loro nelle condizioni di non poter fare altro che riconfermarlo. Cosa è cambiato? È questa la cosa. Ha dato poi alla fine la sua disponibilità alla ricandidatura Napolitana? Non lo so cosa è cambiato, bisogna chiedere a loro che cosa si sono detti, cosa hanno deciso per il futuro. Il problema non è Napolitano oggi, attenzione, non vi fate ingannare, non è l'elezione di Napolitano oggi, è quello che succederà martedì,
perché lunedì giura, martedì fanno il governo e già la prossima settimana la fiducia, perché è già tutto scritto. Il problema non è Napolitano oggi, ma è quello che hanno scritto per il futuro, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. È quello il problema. E voi fate bene il vostro lavoro cercando di scoprire quello che hanno deciso per i prossimi giorni, invece di cercare il gossip del Movimento 5 Stelle. Prima abbiamo avuto ragione di questo, e anche in questo caso, il caso di Amato, può essere Letta, Amato, Alfano, chiunque sia, il problema sono le maggioranze che lo sostengono. Lì si sono messi insieme due partiti che avevano in campagna elettorale fatto campagna l'uno contro l'altro. Ripeto, quanti voti avrebbero preso, quanti cittadini gli avrebbero dato fiducia se Bersani e Berlusconi, o Alfano e Bersani, andavano a braccetto come l'altro giorno in aula? Senta, Di Maio, Rodotà però ha anche detto che qualsiasi decisione prende il Parlamento è democrazia. Noi lo abbiamo detto e io ho appena ribadito che in questo momento noi continueremo a fare quello che stavamo facendo. In 15 giorni abbiamo portato a conoscenza dei cittadini una prassi che negli anni era stata nascosta e che noi continuavamo ad urlare, e lo stesso vale per quello che faremo nei prossimi giorni. Ripeto, siamo parlamentari della Repubblica e crediamo che nelle istituzioni si possano rinnovare le istituzioni. Quindi Napolitano è anche il vostro presidente a questo punto? Napolitano è il presidente della Repubblica. Ripeto, il problema non è il presidente, il problema è il meccanismo che si è creato intorno. Assolutamente, è un meccanismo democratico che però ha tradito il mandato elettorale dei cittadini, perché intorno alla votazione del Presidente della Repubblica si è siglato il patto per il futuro governo. E questo è il punto fondamentale.